Pio XI lo definì la perla del clero italiano. Nato il 15 gennaio 1811 a Castelnuovo d'Asti, fu ordinato sacerdote il 22 settembre 1833 a Torino, dove fu poi accolto nel convitto ecclesiastico fondato dal teologo Luigi Guala, il quale lo avviò all'apostolato del catechismo ai giovani muratori e verso i carcerati, e dopo 3 anni di studio gli affidò l'insegnamento della teologia morale pratica. Riferendosi alle dottrine di Sant'Alfonso di Liguori, il Cafasso formò generazioni di sacerdoti che ne assimilarono la dottrina e ne seguirono gli esempi. Ciò che insegnava dalla cattedra lo applicava nel confessionale, dove rimaneva ore ed ore convertendo ogni genere di peccatori e spronando a compiere opere di misericordia a sacerdoti e laici. Un'attenzione speciale dedicò ai carcerati. Ne accompagnò ben 68 al patibolo eretto nel famoso rondò della Forca ed era talmente convinto della loro salvezza che li chiamava i suoi santi impiccati. Nel 1848 divenne rettore del convitto, succedendo al Guala, che lo lasciò erede di un piccolo patrimonio, da lui usato per soccorrere i poveri, i carcerati, le vocazioni. Aiutò moralmente e materialmente il compaesano Don Bosco, nel quale seppe trasfondere il suo spirito sacerdotale. Minato nel fisico già piuttosto gracile dalle penitenze a cui si sottoponeva, morì il 23 giugno 1860 a soli 49 anni. Don Bosco, sulla porta della chiesa del suo oratorio, collocò un'epigrafe che definiva il Cafasso il modello di vita sacerdotale, del clero maestro per eccellenza, il padre dei poveri, il consigliere dei dubbiosi, il consolatore degli infermi, degli agonizzanti il conforto, il sollievo dei carcerati, la salute dei condannati al patibolo, l'amico di tutti, il grande benefattore dell'umanità. Beatificato da Pio XI nel 1925, fu canonizzato da Pio XII il 22 giugno 1947 e l'anno dopo proclamato patrono delle carceri d'Italia.